Si sente? Molto bene. Abbiamo perso persi per strada dopo il pranzo. Sì, giustamente. E sono gli orari degli autobus del fine settimana, è normale, è normale. Sì, 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 sì. Quanto vogliamo attenderli ancora? Un paio di minuti. Possiamo apriamo quest'ultima sessione, se per voi va bene, non mi sembra di vedere altre persone in sala, quindi buon pomeriggio a tutti professori, bentrovati. Mi presento, sono Giovanni Russo, introduco e coordino questa sezione con pilastri degli studi su Federico, ma non solo, ve li leggo in ordine alfabetico, tanto conoscete tutti, il professor Arbizzoni, Graziani, Peruzzi e Ritrovato. Cerchiamo di non dico tirare le fila, sarebbe veramente difficile, però in qualche modo chiudere in maniera significativa questo intenso convegno, e quindi ringraziando il professor Di Carpegna e la professoressa Fachechi, tutti e due, che mi hanno coinvolto, devo dire, partirei dalla domanda che poi mi sono fatto da quando ci è stato assegnato, penso un po' a tutti, questo tema: che cos'è questo legato federiciano, o in qualche modo come posso io reinterpretare nel mio corpo a corpo quotidiano con Federico, lavorando nel Palazzo Ducale, questo legato, cosa mi porto di questo? Un po' nelle relazioni che ho seguito in questi giorni, l'aspetto veramente fisico di rapporto con l'eredità di Federico da Montefeltro è qualcosa che è emerso un po' in tutte le relazioni, davvero quando si entra nel palazzo, ma non solo, quando si approccia a Federico da Montefeltro, diventa un po' totalizzante la personalità di questo grande del Quattrocento. Quindi in qualche modo, per quello che è stato l'esperienza di quest'anno federiciano per noi del Palazzo Ducale, che si è poi condensata nella mostra di quest'estate dedicata a Francesco Di Giorgio e Federico, il legato federiciano è stato in qualche modo smontare il Palazzo Ducale, nello specifico lo studiolo, quindi andare proprio nella materia e in quello che resta poi della grande opera di Federico e della sua potenza totale nel Quattrocento italiano, nel luogo che poi lui ha privilegiato come monumento della sua grandezza. La mostra si è concentrata, diversamente da Gubbio, che ha dato veramente uno sterminato insieme di suggestioni su Federico, noi abbiamo puntato su qualcosa di molto puntuale, il rapporto privilegiato con Francesco Di Giorgio, e quindi questa fisicità veramente grondante nell'opera tarda dell'artista che più di tutti incarnò la committenza del Ducato tardo di Federico nell'architettura, ma anche nella scultura, nelle arti plastiche, con tutte le ricadute che poi ci sono state anche nella pittura, e insomma, questo l'avete visto in mostra. Confrontandoci con lo studiolo l'abbiamo smontato letteralmente, quantomeno nelle parti alte, per cercare di capire meglio quel luogo, lo volevamo proprio far nostro da un punto di vista materiale, quindi andandole a ritrovare le battiture degli orditi in sinopia del progetto iniziale che fu la costruzione dello studiolo. È stata un'emozione veramente notevole, credo che forse sia quello che mi porto più dentro di quest'anno, cioè essere andati a cercare il progetto di Federico. È qualcosa che oggi è davvero difficile, e lo si è capito anche dalla notevole qualità e quantità delle relazioni, ritrovare davvero le intuizioni, gli stimoli e anche proprio la potenza del pensiero di Federico. In quel caso, rivedere sulle pareti dello studiolo l'orditura della struttura che era stata pensata, quello che ne è sopravvissuto dopo le spoliazioni barberiniane e le successive riadattamenti dell'Ottocento, del Primo e del Novecento, è stato molto molto interessante, perché in qualche modo anche gli studiosi che prima di noi si erano confrontati con quello spazio, a partire da Rotondi, che forse più di tutti ha interpretato il Palazzo di Federico, e questo è un altro aspetto che è davvero significativo, cioè la lettura che noi oggi abbiamo del Palazzo è davvero figlia della stagione di sbaroccamento e di in qualche modo di
ripulitura del palazzo per ritrovarne un'idea che però è molto spesso quella di Rotondi, è una lettura del 400 figlia di un determinato periodo storico. Ecco, andare dietro alle sue riflessioni sullo Studiolo ci ha fatto avere molte conferme su quello che era il progetto di Federico rispetto a come oggi lo vediamo. Quindi in qualche modo credo che il rapporto che ogni studioso ha con Federico davvero poi si condensi in ritorna sempre a degli aspetti materiali di ciò che è rimasto del suo pensiero nell'arte, ma non solo nell'arte. Per me, che sono uno storico dell'arte, affrontare Federico da Montefeltro è sempre ritornare all'oggetto materiale della sua volontà, ecco, di committenza. E in qualche modo questa è la risposta che mi sono dato al come interpretare un legato federiciano oggi per chi lavora costantemente all'interno del Palazzo Ducale. Però in realtà con i professori che sono qui accanto a noi oggi, secondo me possiamo ulteriormente approfondire anche per le loro impressioni di quello che è stato il convegno. In qualche modo, secondo me, possiamo dare qualche lettura più approfondita anche degli stimoli di questi giorni. E ci siamo accordati per passarci la parola in ordine alfabetico. Ecco, mi sarebbe solo piaciuto in chiusura, ma forse è andato via Ivan Parisi, il professor Parisi è andato via, perché volevo, ma lo racconto a voi così magari qualcun altro che si voglia confrontare con la lettura in cifra magari si metterà. Noi non possediamo letture in cifre nello Studiolo di Urbino, però abbiamo due tabule iscritte in un alfabeto incomprensibile oggi nella veduta prospettica urbana che è esposta nella camera da letto del Duca. Quelle due tabule che sono state pochissimo analizzate dal punto di vista alfabetico, se non nei primi anni 2000, mi chiedevo e avrei chiesto se chissà non potesse essere qualche forma di cifrario che all'interno magari, non dico nasconde la firma del pittore, ma quantomeno ci aiuti a capire meglio perché sono state inserite nei due frontoni dei palazzi prospettici accanto al tempio centrale. Ecco, ma mi riprometto di andarlo a disturbare per mail per porgli queste domande. Ho parlato anche troppo, in qualche modo mi piace introdurre il professor Arbizzoni e condividere insomma la sua esperienza di questo convegno con noi e con voi del pubblico. Grazie. Grazie. Beh, innanzitutto anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato in questa seduta finale, che da parte mia vorrei proporre anche come qualche riflessione in relazione a argomenti trattati durante alcune di queste giornate di convegno. E faccio riferimento innanzitutto ad un legato, come dire, immateriale di Federico. E parto così, per dare un po' di attualità anche a questo intervento, da un libro recentemente pubblicato in traduzione italiana, uscito un paio d'anni fa in lingua originale inglese, cioè il libro di James Hankins, La politica della virtù. È un libro che ripercorre con una grande dovizia di testimonianze i nuovi modelli di insegnamento proposti in età umanistica. Soprattutto la trattatistica teorica, e sottolinea il successo degli umanisti nel convincere, insomma, no? Gli uomini di governo, i principi, della bontà di un nuovo modello umanistico di insegnamento fondato sulle umane lettere, non su una dottrina di tipo notarile giuridica, ma sull'educazione sui classici. È un libro che pretende di avere anche poi sviluppi nell'età moderna, no? Si conclude con dei suggerimenti che insomma auspicherebbero, credo che si tratti di un'utopia, no? un recupero di modelli di questo tipo, cioè l'affidamento del potere ai virtuosi, ai migliori, no? Un'idea abbastanza difficile da pensare che si possa proporre oggi.
Di Federico in questo libro si parla pochissimo, ci sono soltanto un paio di accenni anche abbastanza laterali, di poco approfondimento. Però nella recensione di Gabriele Pedullà a questo libro, pubblicato nel supplemento domenicale del Sole 24 Ore il 24 luglio, la recensione di Pedullà è illustrata con la solita immagine di Federico. Cosa vuol dire? Vuol dire che così nella coscienza comune Federico è identificato come un modello di questa politica della virtù. Ora, stamattina, per esempio, dalla relazione di Marcello Simonetta abbiamo preso che la virtù politica, insomma, no, è un concetto abbastanza ambiguo. E certo, l'autorappresentazione di Federico e la rappresentazione di Federico attraverso ciò che ne hanno scritto i contemporanei fa sì che la figura di Federico sia stata da subito assunta come realizzazione di un governo virtuoso, insomma. No? La storiografia tradizionale sottolinea questi aspetti. Ieri Antonello Corsaro citava un passo di Burckhardt in cui, insomma, il governo di Federico era assunto come un modello di buon governo. Si potrebbero citare, fondato su una cultura, abilità militare, no? Le biografie di Federico sono spesso inserite nella categoria degli uomini d'arme, no? Giovio, per esempio, De Viris Illustribus nell'ambito dell'esercizio delle armi, paragonato ai tre grandi monocoli dell'antichità, Filippo il Macedone, Annibale e Sertorio, quindi questo richiamo al modello antico, e però tutte le biografie, anche antiche, concludono sottolineando la cultura, sottolineando la dimestichezza con i suoi sudditi, questo soprattutto le cronache urbinate, la vita di Giovanni Santi, anche lo stesso Pellegrino, no? Antonio Nuti, no? Che è stato un attimo citato, che meriterebbe di essere riscoperto più pienamente, un lavoro che stava facendo Giorgio Cerboni Baiardi, ce ne ha dato qualche assaggio, ma poi è rimasto un po' in sospeso. Qui mostrano un Federico che esce in pubblico, conversa con i bottegai, ascolta le lamentele, i bisogni di ciascuno, viene incontro a tutti, è generoso. No? Quindi un insieme, no, di connotazioni che un po' alla volta generano, no, questa immagine di Federico come colui che ha saputo realizzare in maniera piena, diciamo, questo progetto umanistico di cultura destinata in particolare ai futuri uomini di governo, fondata su una, certo, competenza e abilità strategico-militare che è necessaria, però fondata su una profonda cultura formatasi sulla lettura dei classici. Ora, in realtà della formazione di Federico non è che si sappia molto, no? Sappiamo che ha frequentato per un paio d'anni la scuola Cazzoiosa di Vittorino da Feltre a Mantova. Però, come diceva ieri Concetta Bianca, Federico ha senz'altro inteso investire sulla cultura. E questo riguarda, no, soprattutto la presenza ad Urbino di un maestro come Martino Filetico,
è un personaggio a cui sono affezionato per varie ragioni, che però ci ha lasciato un testo che secondo me è un testo d'eccezione anche nell'ambito della come si può dire, delle testimonianze in relazione alla attività pratica di questi maestri di formazione umanistica. Lui era allievo di Guarino da Verona, aveva fatto la sua tournée in Grecia, cioè in realtà a Costantinopoli, prima della caduta, aveva imparato il greco e quindi aveva una formazione umanistica completa. Ecco, Martino Filetico è stato a Urbino prima come insegnante di Bernardino Ugolini, di Bernardino Taviano e di Buonconte di Montefeltro. Poi alla morte dei due giovani è stato a Pesaro maestro di Battista e Costanzo Sforza, poi è tornato a Urbino quando Battista Sforza sposa Federico, a Pesaro era stato maestro di Battista e Costanzo, no? Poi torna a Urbino con Battista e poi si ferma a Urbino altri 7 anni circa, quindi è un lungo soggiorno ad Urbino. Ecco, ci ha lasciato un dialogo che è così convenzionalmente intitolato Iucundissime Disputationes dalle prime parole, che però mi sembra interessante perché dimostra in pratica il tipo di insegnamento. Adesso molto rapidamente dico due cose e poi lascio la parola agli altri. Cioè, descrive 3 giornate a Urbino, dopo che è tornato insieme a Battista, sposa, quindi risale al 1462 circa, insomma, e l'occasione è la venuta a Urbino di Costanzo, che è l'erede del Ducato Pesarese, no? E a far visita alla sorella, a riunirsi con la sorella. Insieme i tre, Battista, Costanzo e Martino il maestro, rievocano 3 giornate, 3 argomenti, alcuni argomenti del corso di studi che avevano seguito a Pesaro con Martino Filetico. E allora si parla prima di alcune questioni generali. È utile o no studiare anche il greco? Martino dice di sì, altri dicono di no, che non serve, eccetera. Comunque, Battista sostiene l'insegnamento del greco e dimostra di sapere il greco. Contemporaneamente, oltre che fare il maestro, Martino Filetico è anche poeta in proprio, ha scritto dei carmi memoriali sui re di Roma, eccetera, cose che servono anche per l'insegnamento. E sta traducendo gli edilli di Teocrito, non è cosa da poco, è la prima traduzione in latino degli edilli di Teocrito, cioè la sua competenza nell'insegnamento la sta dimostrando anche sul piano dell'attività in proprio, insomma, ma non attraverso così versi di encomio, no? Ma versi che implicano la dimostrazione, testo, della sua competenza di maestro. E poi si parla se sia opportuno o no per un principe prendere moglie. Costanzo ha dei dubbi, cita Giovenale, quindi conosce anche Giovenale, che non è una cosa poi da poco. Battista sostiene che sì, bisogna sposarsi perché è dovere di un principe dare eredi, insomma, continuare la dinastia, eccetera. Di lì scatta una cosa, ma si parla quindi dei pro o contro il matrimonio e viene fuori che Cicerone, insomma, non è stato molto felice nelle sue avventure matrimoniali. E allora si comincia a parlare di Cicerone, che è assunto come un modello. È filosofo, è oratore, però è anche uomo politico, profondamente impegnato nell'attività politica. È un modello
qui Martino Filetico fa anche riferimento alla biografia, alla nuova biografia di Cicerone, scritta da Leonardo Bruni, Cicero Novus, perché Leonardo Bruno non era del tutto soddisfatto dal Cicerone di Plutarco, insomma, voleva un Cicerone più serio, insomma, no? Più solido. E quindi si comincia a parlare della vicenda di Cicero. E poi si passa, e questa mi pare la parte più interessante, alla lettura di un testo. Un testo di Cicerone. Ma quale testo? Addirittura i Paradoxa Stoicorum, cioè il testo più estremo nel sostenere una dottrina stoica. E Battista, e quindi qui spendo una parola anche in questioni di genere, che vanno di moda, no? Perché Battista qui dimostra di avere pienamente acquisito l'insegnamento, dimostra di aver imparato il greco, di saper leggere latino, e ora dimostra di avere una solida dottrina etica, in quanto è in grado di sostenere anche di fronte a qualche così dubbio del maestro l'assoluta osservanza dei precetti ciceroniani. Cicerone poi in realtà non è che aderisca totalmente ai paradossi, no, proposti da, che rappresentano in sintesi l'estremo della dottrina stoica, insomma, no? Ha qualche esitazione, qualche dubbio, a volte lo stesso Cicerone, insomma, in un'orazione prende un po' in giro, no, l'estremismo degli stoici, quindi l'opera di Cicerone è un po' ambigua, ma Battista la prende sul serio fino in fondo. Questo deve essere un uomo di Stato, di lì impara, leggendo, impara per esempio la retorica, perché è difficile dimostrare la veridicità, l'attendibilità di precetti così estremi come questo, cioè che tutti i peccati sono uguali, se schiacci una formica o ammazzi tuo padre, varchi la linea del giusto e quindi no, è tutto uguale al di là di quello, no? Un po'. Però Battista mostra di sostiene e quindi manifesta questa abilità retorica, e questa è una delle caratteristiche che secondo l'insegnamento umanistico deve acquisire l'uomo di Stato, perché deve persuadere con la parola. Dimostra conoscenza approfondita, ma nei contorni di questo dialogo dimostra anche di essere pienamente impegnata nell'attività dello Stato, perché a un certo punto deve abbandonare il maestro perché deve ricevere degli ambasciatori. Federico è lontano, c'è Ottaviano degli Ubaldini che deve preparare una bombarda per spedirla a Federico al fronte, quindi ci sono anche questi aspetti. Quindi Battista qui dimostra di avere acquisito una solida base morale, competenze nello studio, nella lettura dei classici, e anche capacità quindi di sbrigare affari di Stato. Ora, non mi pare che sia molto frequente anche nei testi che ci danno indicazioni sul modello di insegnamento umanistico, una rappresentazione così dal vivo e così ravvicinata, no? Di quello che è stato un insegnamento umanistico. Ecco, voglio dire che tornando all'origine, e qui poi lascio la parola, se può essere vero che la cultura di Federico non fosse stata così approfondita come si vuol far credere, cioè Marsilio Ficino dedica a Federico il secondo libro delle lettere, dove sono raccolti, sono lettere fittizie, dove sono raccolti, dice lo stesso Marsilio Ficino, dei, come dire, dei trattatelli di filosofia neoplatonica, particolarmente impegnativi, insomma, e li dedica proprio a Federico come al destinatario ideale, come colui che se ne può appropriare nella maniera più piena. Beh, insomma, quindi, non so, viene da dubitare, insomma, fino a che punto. Comunque sia, Federico aveva saputo ben, no? Così, rappresentarsi anche in questa dimensione culturale.
E quindi voglio dire, se anche si può dubitare di Federico, è Federico poi nel proporre questo tipo di insegnamento ai suoi eredi, no? Il primo è Buonconte che poi muore, poi quando Filetico torna a scuola, da lui in quel momento c'è Antonio, e Antonio compare anche nelle disputazioni, è più piccolo, è più indietro negli studi, però compare, sa recitare il latino. Quindi, cioè, Federico si appropria comunque, anche se in lui non è stato così profondo, no? Questa, impadronirsi di questo tipo di cultura, di prospettiva, la propone, no? Quindi si convince dell'effettiva, come dire, essenzialità di questo tipo di cultura per futuri uomini di governo, e quindi la propone ai suoi eredi. In quel momento ancora Guidobaldo non è nato, quindi in quel momento è Antonio il possibile erede, tra l'altro era stato legittimato, no? Anche se... Ecco, quindi volevo dire, insomma, e poi questa immagine di Federico è rimasta, no? Consolidata nella tradizione, delle biografie, a partire dai contemporanei anche, fino a, come dire, a una vulgata contemporanea. Adesso che poi l'esercizio bellico comportasse altre necessità o altre, questo mi pare che sia scontato in sostanza. Beh, io mi fermerei qui. Ma fiera. Grazie professore, possiamo certamente mettere nel legato federiciano questo modello. La professoressa Peruzzi. Oggi lo è al tanto tempo. È un colloquio, no? Oggi quindi intervengo un attimo. Secondo me è molto bello quando questi testi, che è vero che sono testi encomiastici, però tante volte possono avere un riscontro poi in altre fonti. La pluralità delle fonti di cui si è parlato oggi è veramente interessante. Federico amato dai sudditi, quando poi si trovano le lettere a San Marino in cui Federico dice c'è una donna di Urbino che ha ereditato, cioè che si occupa delle minuzie proprio dei suoi sudditi, fa capire che sì, c'è la lode, ma sicuramente questa lode nasce da qualcosa di concreto. E allo stesso modo per Battista questo dialogo delle disputazioni per me è stato interessantissimo, perché alcuni aspetti in cui Battista parla delle sue passioni si sono, io almeno mi sembra di averli ritrovati proprio riportati in una serie di manoscritti che hanno delle caratteristiche esterne che richiamano Battista, che è appunto l'anello sforzesco, ma poi soprattutto contenutistici, e sono tutti libri di retorica, di grammatica, testi miscellanei cercati appositamente, questo nucleo che si identifica chiaramente, che è proprio come un rispecchiarsi dell'insegnamento del Filetico e di come Battista l'ha recepito. In un'assenza quasi totale di fonti su Battista, questo testo è importantissimo, e però fa capire anche il livello culturale. Sono dei testi che non rientrano nei testi tipici che si possono trovare nelle biblioteche dell'epoca, quindi non sono solo discorsi fatti così per lodare, per citare, ma ci sono poi delle altre fonti che danno un sostegno reale a quello che poi viene tramandato. Ecco, era solo questo. Grazie, effettivamente, come diceva il professore, governare la parola e governare lo Stato, in qualche modo, in Federico trovano una sintesi anche in questi aspetti. E proseguiamo con le riflessioni del professor Graziani, e anche lì riponiamo la domanda di questo legato, in qualche modo, come lo dobbiamo declinare ulteriormente. Grazie molte, approfitto anch'io per ringraziare dell'invito tutti gli organizzatori di questa bella occasione di dialogo. Mi collego a quello che diceva il professor Arbizzoni. Il Federico, artefice di autore di questo buon governo, fondato su che cosa? Sulla cultura. Che tipo di cultura? E soprattutto qual è l'immaginario, ecco l'altra parola che
nella presentazione del professor Bizzoni emersa è l'immagine di Federico. Allora vorrei partire un po' da un racconto per introdurre poi il progetto che mi vede qui presente. Io non mi occupo di storia, non mi occupo di letteratura, sono un logico matematico e mi occupo di matematica, di storia della matematica e di applicazioni in computer science. Quindi cosa c'entrerebbe una persona con questa formazione con il legato federiciano e soprattutto con l'eredità di Federico? Allora parto da una storia e arrivo a spiegarvi il senso di questo invito e di questa occasione per riflettere su Federico nel terzo millennio. Io mi sono formato qui a Urbino, mi sono formato in filosofia e mi capitava sempre più spesso, gironzolando per l'Europa, di chiacchierare e dire qual era la mia formazione e la mia università di appartenenza. Qual era l'immaginario dei miei colleghi ad Helsinki, piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Berlino e così via, di Urbino? Di una città di lettere ed arti. Questa era nella media era questa. Poi, siccome appunto i miei colleghi erano soprattutto di matematica, molti per loro la domanda fondamentale però non era su Raffaello o su Piero della Francesca, era ben ovvio che fossero dei capolavori tali per cui meritava venire ad Urbino. Ma la loro domanda è: se vengo a Urbino, cosa c'è di Commandino che posso vedere? Io dicevo, cosa c'è di Commandino? Allora ricordavo la tomba, dicevo, posso, adesso non sarà una cosa allegra da dire, possiamo andare a vedere la tomba. Dopodiché ricordavo, avevo avuto il piacere, l'onore di conoscere già il professor Gamba, Enrico Gamba, e quindi ho iniziato a ricordare nella mia mente tutto quello che avevo appreso sul libro di Gamba e Montebelli, sulla storia dell'umanesimo, di quello che è chiamato l'umanesimo scientifico urbinate, e quindi raccontavo che del fondo antico, dove ci sono queste carte del Commandino, raccontavo dell'Oliveriana con i testi di Oddi e così via e così via. Perché le domande non si fermavano a Commandino, ma cosa c'è che posso vedere di Oddi, cosa c'è che posso vedere di Baldi? E di Baldi ricordavo la casa davanti la mensa, dove insomma, purtroppo in decadenza, meriterebbe forse di essere recuperata e così via. E quindi ho iniziato da questo feedback, che non era direttamente sull'arte, ma era su un territorio per me più congeniale, a iniziare a cercare di capire perché per loro Urbino fosse non solo Raffaello, non solo arte, non solo lettere, ma soprattutto matematica e fisica. E quindi mi sono addentrato nella storia di quello che è l'umanesimo scientifico urbinate, che è stata questa grande scuola, il cui fondatore è Federico Commandino, ma che è insomma grande traduttore dal greco al latino, all'italiano, dal latino al volgare di alcune cose, di tutti i grandi classici della scienza antica, Euclide, Archimede, Tolomeo, e poi i suoi allievi hanno, Guidobaldo dal Monte in modo particolare, fondatore fondamentalmente della meccanica per certi versi, grande sponsor di Galileo Galilei. E, insomma, mi sono addentrato in questa storia scientifica, che appunto passava per l'architettura militare, passava per le scienze pure e applicate, per grandi capacità di traduttori, conoscenze profonde del greco, un greco non banale, pensate cosa può significare tradurre Archimede, mettendo insieme tutto ciò che avevamo a disposizione. La grandezza di Commandino è colmare le lacune archimedee come avrebbe fatto Archimede stesso. Insomma, mi sono addentrato in questo, in quello appunto che si chiama l'umanesimo scientifico, e in qualche misura ho cercato di colmare questi feedback che mi venivano dai colleghi, spiegando appunto e scoprendo soprattutto che qual è questo buon, cos'era il, a valle di questo buon governo fondato sulla cultura, e quale tipo di cultura stiamo parlando? Solo di una cultura di tipo umanistico? No. Alla base di questo buon governo basato sulla cultura c'era una reale interdisciplinarietà legata alle culture umanistiche, ma anche un grande amore, prima si ricordava la Caggioiosa, per le matematiche.
E ovviamente, diciamo, il prodotto, se volete, di tutto questo nel Federico Vivo sono le formelle del Palazzo Ducale, che ci raccontano esattamente che una volta, appunto, come ben sapete, erano in bella vista fuori dall'esterno del Palazzo Ducale, e che ci raccontavano esattamente questa idea di cultura, questa idea del sapere che Federico aveva, che non era solo legata alle armi e funzionale alle armi, ma in quelle formelle c'è il meglio che l'antichità ci ha consegnato della meccanica, unito anche ad aspetti della sua contemporaneità legata agli studi di meccanica. Ed è chiaro che in un contesto così, diciamo, molto spesso nei libri di storia dell'arte si racconta dei portali delle chiese dove diciamo, si faceva pedagogia del Vangelo attraverso le immagini, ma qui c'è molto di più. Qui si fa pedagogia della scienza attraverso delle immagini che raccontano il meglio di Archimede e di molti altri grandi costruttori di macchine. Pensate a Valturio, per esempio. Quindi, diciamo, l'urbinate medio di quei tempi poteva formarsi non solo capendo la grandezza militare di quest'uomo, ma una grandezza militare dovuta a esattamente questa capacità di avere attorno a sé dei tecnici nella costruzione delle bombarde, nella saper curare le traiettorie di invio delle bombarde, gli idraulici migliori, gli ingegneri militari migliori. Ma non sarebbe possibile quel tipo di ingegneria militare senza a un certo punto non aver riscoperto i grandi classici della matematica antica e della fisica antica. Sarebbe stato impensabile arrivare a quei livelli senza avere Archimede a portata e averlo compreso appieno e averlo applicato appieno. Morale della storia, in buona sostanza, partendo da questo umanesimo scientifico, la domanda è, arrivando alle manifestazioni, alle prime, diciamo, alle radici di questo umanesimo scientifico nell'attività appunto di Federico, il passo è stato breve e, diciamo, ci sono molti studiosi di Commandino, di Guidobaldo, pensate a William Shea, lo stesso Enrico Gamba, Montebelli, ma ce ne sono Pier Daniele Napolitani, Ken Saito, per citare una persona esterna in Giappone, Jürgen Renn, uno dei direttori del Max Planck. Abbiamo iniziato con un gruppo che era legato a una associazione culturale Cherubino, La Prospettiva, che era qui a Urbino, un recupero e uno studio di tutte queste carte. Questo recupero è iniziato con l'aiuto del Max Planck, che ci ha fornito una tecnologia per scansionarle, per studiarle e così via, ma a un certo punto siamo arrivati alla necessità di capire cosa c'era prima, cosa le aveva originate, e quindi di andare un po' più in profondità, cioè alle radici dell'umanesimo matematico urbinato. E questo più o meno è, diciamo, questa consapevolezza di dover mettere le mani a questa domanda, diciamo, come questa realtà scientifica, come la scuola commandinana, che è un unicum, è realmente un unicum, si è creata qui, quali siano le ragioni per cui questo è accaduto. E in fondo si potrebbe discutere di quali sono gli effetti della presenza di questa scuola. La necessità di andare alle radici ci ha portato nel 2020-21 a prendere diciamo al balzo un'occasione che il MUR ha dato con dei progetti di divulgazione scientifica. Ci siamo detti, beh, o lo facciamo adesso o non lo facciamo mai più, facciamo un progetto di diciamo sulle formelle del Palazzo Ducale, cercando di capire in che modo quel clima creato da Federico. Se prendete un bellissimo testo della Bernini Pezzini dedicato alle formelle, trovate Pacioli citato un'infinità di volte. Io mi sono sorpreso di questa cosa, e il riferimento a Pacioli è per far capire quanto tutta l'eredità federiciana sia connessa allo studio dell'aritmetica, della geometria e dell'ingegneria. Okay? È citato, credo, una decina di volte a vario titolo. Ok? E quindi abbiamo costruito questo progetto che si chiama proprio Alle radici dell'umanesimo scientifico, con l'idea di provare a valorizzare questo patrimonio a cielo aperto, che non è più a cielo aperto, ma diciamo è interno
del museo, che sono queste formelle. Okay? Sapete, ne manca purtroppo una dopo che sono state staccate dall'esterno e ricondotte all'interno per salvaguardarle, sia perché queste formelle chiaramente nel tempo, anche per i materiali di cui sono costituite, iniziano a deperirsi, quindi è anche difficile per un visitatore, per un ragazzo che ha una cultura, diciamo, scientifico-tecnica, riconoscere quella macchina, quei principi di meccanica all'interno di quelle formelle. Io faccio fatica addirittura a vedere le immagini più elementari, anche forse le più belle, come il dragone o così via. E allora abbiamo detto, vogliamo salvaguardarlo in che modo? Uno, provando a digitalizzarle. Quindi a capire cosa, dopo questo meraviglioso libro della Pezzini, Bernini Pezzini, cosa era stato detto su queste formelle. Cosa potevamo ancora dire, da un lato. Dall'altro lato, l'idea era di renderle fruibili come dovevano essere nel loro passato, quindi capire davvero che immagine c'è lì. Ma ovviamente quello è un passato che, nonostante la nostra cultura scientifica molto più ampia, in fondo è abbastanza lontano. Okay? Non è semplice andare a prendere un ragazzo di scuole superiori, magari di un buon liceo scientifico, e dire, ok, guarda questa macchina, che dentro che principi della meccanica ci sono. Saper, diciamo, avere questa capacità non è banale. Allora abbiamo detto, ma perché oltre che valorizzare la dimensione estetica, non cerchiamo di far capire cosa c'è dietro quelle macchine? Allora l'idea è costruire un sito, non ve lo mostro perché spero che sia ultimato entro lunedì, ma il sito è www.formelle.uniurb.it, quindi molto abbastanza semplice. E in questo sito cosa trovate? Trovate, abbiamo per il momento messo le formelle che più hanno un significato, diciamo, per la fisica, per la matematica, poi ci sono tantissime formelle, diciamo, che hanno un valore, un diverso tipo di valore, però a noi interessava per il momento partire con un'altra forma di comunicazione, un progetto di divulgazione scientifica. Su questo sito potete trovare queste formelle, per ogni formella viene riprodotta, diciamo, l'immagine in modo evidente, tutto, potete attingere a tutti i documenti che riguardano quelle formelle a cui noi siamo pervenuti con uno sforzo anche economico molto grande. Sapete che ci sono i rami del Bianchini, di questo bellissimo volume del Bianchini, che riproducono queste formelle. Ci sono, e questi sono abbastanza noti perché sono la cappella musicale di Urbino, forse meno noti sono i disegni di Gaetano Piccini, che sono in Vaticano. Noi abbiamo richiesto qualche settimana fa la possibilità di scansionarli e di metterli a disposizione sul sito. Quindi abbiamo cercato attraverso mille modi di recuperare tutto ciò che c'è di letteratura primaria e secondaria, di renderla disponibile. Ma questo non ci appagava, perché la nostra target era di tipo scientifico. Quindi abbiamo, e qui entra il discorso del terzo millennio, abbiamo voluto riprodurli in 3D. Quindi c'è la possibilità fondamentalmente di scaricare un'applicazione per smartphone. Con questa applicazione per smartphone potete inquadrare la formella che vi presentiamo sul vostro monitor e avete in 3D nel vostro smartphone questa macchina, una macchina che a questo punto vedete funzionare. Non è più un oggetto statico, è un oggetto dinamico e soprattutto con alcune, il lavoro è abbastanza grande, potete giocarci. Quindi giocando con alcuni dei pezzi vi viene spiegata la storia di quel pezzo, come si è evoluto nella storia della meccanica e quali sono i principi della fisica che sono dietro quel pezzo. Questo ci è sembrato, ovviamente, il nostro target, diciamo, il nostro immaginario futuro. Cosa c'è? C'era l'idea di voler finanziare la riproduzione di queste formelle e di rivederle fuori, all'esterno. Se non in modo fisico, immaginare di poter creare in realtà virtuale un caschetto che, avvicinandovi al Palazzo Ducale, vi permetta di rivederle lì, prenderle, estrarle, giocarci. Quindi riavere la stessa vision che aveva un uomo che, contemporaneo di Federico, ma anche dopo ovviamente, come comandino, poteva tranquillamente vederle davanti ai suoi occhi.
Questo è un po' un progetto a lungo termine, per il momento potete un po' vederle sul vostro smartphone e giocarci, ma era un modo di vedere nel terzo millennio qual è il potenziale di questa eredità. Il potenziale di questa eredità è nell'educazione scientifica e nella divulgazione scientifica. Ancora oggi quelle macchine possono essere utilizzate nelle scuole medie o nelle scuole superiori per insegnare i principi della meccanica. Lo si può fare però in un modo diverso, non guardando la scienza come qualcosa di separato dall'arte o dalle lettere, ma guardarlo in quello che si dice un curriculum integrato, se vi piace di più alcune espressioni come l'interdisciplinarità, guardando realmente l'arte che discute con le lettere, che discute con la matematica, che discute con la fisica. Questo era un po' l'impegno che ci siamo presi con questo progetto, abbiamo ancora un po' di tempo per vederlo, per realizzarlo, e speriamo di avere altri soldi per portarlo avanti, e questo è un po' un omaggio all'eredità di Federico, che volevamo non andasse persa, anche se uno può andare a vedere queste formelle appunto al Palazzo Ducale, ma tutto sommato, ripeto, io che le guardo ogni giorno faccio fatica a capire cosa ho di fronte molto spesso, e soprattutto molti giovani non hanno idea di questa eredità, e quindi mi piaceva l'idea che un giovane insomma appassionato di scienze venisse a Urbino non solo per vedere e sapere di Raffaello o di Piero della Francesca, ma venisse per vedere questa matematica in bella esposizione fisica, che dicono che questa città ha le sue radici nelle lettere e nelle scienze, come diceva Federico, nell'aritmetica, nella geometria, nell'aritmetica, nella proporzione e nell'architettura. Ecco, concludo così, speriamo, insomma, andate a visitare se volete questo sito, a giocare con queste applicazioni, e speriamo di renderle sempre più divertenti e che sia un modo per anche riaprire una serie di studi sull'importanza di questo modo di fare buon governo. E niente, grazie molto. Ma grazie a lei, grazie. È fantastico, questo progetto è veramente fantastico, posso già vederlo. In qualche modo mi tocca molto da vicino, al di là del fatto che questo fregio meccanico stiamo lavorando per riportarlo alla vista, quantomeno è alla luce rispetto a dove è adesso, ma anche perché da un lato lo abbiamo misurato, quindi si torna sempre ai numeri, da poco lo abbiamo misurato 70 metri lineari, ma la facciata del palazzo è molto più lunga rispetto alle incisioni del Bianchini, e quindi ci manca un pezzo sostanzialmente, forse non lo finì, non lo so, però ci ha messo in difficoltà questa cosa. Non mi pare neanche la Bernini Pezzini lo misurò mai, però ci sono dei problemi di collocazione delle formelle, e comunque dobbiamo sempre tornare in biblioteca alla fine per studiare anche la matematica. Si torna sempre lì al piano terra a sinistra dell'ingresso. Ma la biblioteca di Federico si caratterizza proprio per una ampissima per l'epoca, un'ampia sezione scientifica, è proprio quello che differenzia la biblioteca da quelle coeve del 400, è quella sezione che non è indicata nel canone dei Parentucelli, è quella sezione che proprio si può chiamare di Federico, Federiciana, e viene usata perché il codice di disegni che riproducono anche le formelle, che poi è uno dei pochissimi manoscritti della biblioteca di Federico che è rimasto a Urbino nella collezione privata Santini, con una ricostruzione attraverso gli indici si vede che l'aveva in uso comunque Federico Comandino, quindi non era solo una biblioteca di rappresentanza, quantomeno per le parti scientifiche, era una biblioteca utilizzata, anche perché i trattati scientifici erano i più difficili da reperire, cioè era molto più facile trovare Cicerone o San Tommaso, Sant'Agostino, e infatti sono, a parte i codici che fa fare Federico, quelli bellissimi della geografia, sono in alcuni casi anche meno sfarzosi, meno eleganti, però era importante il testo. E così nei codici ebraici c'è una cernita specifica, perché è vero che erano stati, adesso che siano stati presi nel sacco di Voltaire oppure no, non si sa, però è stato visto che proprio nel contributo su Ornatissimo Codice, che riguarda gli ebraici,
che facevano parte di una biblioteca molto più ampia che era in vendita, e Federico non ha preso tutti i manoscritti che poteva prendere, ha fatto una scelta, non ha preso la poesia per esempio, non gli interessava la poesia ebraica, ha preso i trattati teologici e i trattati scientifici, e quindi Federico o chi per lui, però voglio dire c'è proprio un indirizzo specifico della corte che viene fuori anche da, proprio dai, dai libri, dalla biblioteca, ed è un unicum. Dovrei parlare del legato federiciano, devo dire che questo convegno mi ha dato tantissimi spunti che vi propongo come possibilità di progetti futuri, per cui lascio poi il testimone, però una cosa, riprendendo quello che ha detto Cardini nella sua bellissima prolusione, Federico era innamorato della tecnologia, sentendo quello che diceva oggi anche Ivan Parisi, correggevamo io e Guido Arbizzoni, era innamorato del progresso, lui si adattava subito al progresso, arrivava una cosa e la faceva sua, come abbiamo visto proprio anche per la crittografia. Sempre Guido mi diceva, sì, ma non della tipografia, non della stampa. In realtà sì e no, c'è una spiegazione del perché. Perché voi sapete che la biblioteca di Federico è famosa, cioè famosa la frase di Vespasiano da Bisticci che dice non ce n'è nessuna stampa tra i manoscritti, tra i libri di Federico. Però Federico si sceglie un bibliotecario che è Lorenzo Astemio. Lorenzo Astemio è il precursore della stampa a Cagli e poi a Fano con il Soncino. È uno sostenitore proprio indefesso della nuova arte tipografica, dice non possono essere solo i tedeschi a occuparsi di questa cosa, ce la dobbiamo fare nostra, perché Federico però non ha i manoscritti, non ha gli stampati nella sua biblioteca, perché è vero, non li ha, ma non li ha nella biblioteca principale. La biblioteca di Federico è un unicum, è un unicum però dal punto di vista della storia delle biblioteche, perché non solo è conservata quasi interamente completa, ma abbiamo una documentazione per quella biblioteca che l'abbiamo per pochissime altre, perché abbiamo un catalogo topografico che è incredibile, perché non dice solo che libri ci sono, ma dove erano questi libri, come erano rilegati questi libri. Quindi non è che abbiamo il dubbio, c'erano o non c'erano gli stampati, no, non c'erano, perché non ci sono nell'inventario, ce n'è uno, anzi sono tre volumi che compongono una stessa opera, che però lo stesso catalogatore dell'inventario non indica come stampati, perché sono tutti miniati a mano e sono considerati come manoscritti sostanzialmente. E poi abbiamo un altro documento incredibile, che è quello dell'Ordine Toffizi, che è stato già citato, che è un trattato di biblioteconomia del 400, in cui si spiega esattamente come ci si doveva prendere cura della biblioteca, e diciamo che per me, che sono una bibliotecaria, è incredibile vedere come poi tante cose, a parte gli ultimi decenni, tante cose si sono poi riproposte nei secoli, quindi è veramente un unicum da un certo punto di vista, però è un unicum che fa parte in realtà di un complesso, e far parte di questo complesso è una delle ragioni per cui non ci sono i libri a stampa nella biblioteca. La biblioteca di Federico si voleva configurare come quelle che Armando Petrucci ha chiamato biblioteche di Stato, che sono un genere di biblioteche che nascono e finiscono nel 400, e che sono caratterizzate da una serie di elementi, adesso me li posso anche dire, me li sono anche segnati, che però sono tendenzialmente con un repertorio testuale greco-latino e dei padri della Chiesa, e appunto non tecnologico, e da qui Federico che si distacca, anche se segue pienamente questo canone, sull'alto valore patrimoniale dell'investimento che deve essere, poi l'avete visto, che meraviglia, la meraviglia dei manufatti che sono rimasti, che sono tutt'oggi veramente delle opere d'arte che lasciano a bocca aperta, dalla possibilità di una produzione interna dei manufatti, e non è a caso che sotto Federico nasce uno scriptorium locale, che prima, di cui non c'era tradizione prima, e dalla gestione della biblioteca affidata personale
interno pagato, esattamente come c'erano i maestri pagati, come diceva Concetta Bianca, che è differente di avere personale che arriva e che si dà il cambio. Sono persone che sono stipendiate della Corte, vuol dire una scelta precisa di interesse e di investimento. Come c'è l'interesse e l'investimento per l'educazione, c'è l'interesse e l'investimento perché la biblioteca venga fatta e gestita in un certo modo. E poi nella sede autonoma della biblioteca, possibilmente all'interno del palazzo, e l'abbiamo visto, e nella concezione politica di queste biblioteche, che sono proprio un biglietto da visita della cultura, della concezione che il signore ha e della sua immagine esterna, di un allineamento a una certa politica culturale. E quindi queste biblioteche di Stato, e quindi Federico aderisce pienamente a questa tipologia di biblioteche. La prima biblioteca, la più famosa, è quella di Alfonso d'Aragona, che per Federico è veramente un modello sotto tanti punti di vista. L'altro signore che secondo me aderisce allo stesso livello di una biblioteca di Stato è Mattia Corvino, ma guarda caso sono tutti e due personaggi che hanno avuto problemi ad avere il potere, hanno avuto problemi a mantenere il potere, dovevano affermare all'esterno la loro legittimità. Cioè non è un caso che ci sia proprio questo parallelismo. Tra le varie suggestioni che mi sono venute ascoltando tutti gli interventi di questo convegno, che sono veramente state tantissime, veramente mi complimento con gli organizzatori perché, e con i relatori, perché è stato molto stimolante, me ne sono venute in mente due. Allora, già con l'organizzazione della mostra documentaria abbiamo provato a giocare nel utilizzare un po' di più le nuove tecnologie, ma già è una cosa che in Vaticano appunto hanno fatto mirabilmente con questo percorso sulla biblioteca di Federico, ma era anche una cosa che avevamo iniziato a fare nel 2008 quando abbiamo fatto la mostra Ornatissimo Codice. Faccio presente che allora, che non è poi tanti anni fa, sono 12 anni fa, mi ricordo ancora che una sera a casa mia con Cecilia Martelli ho messo su il CD con le foto di tutti i frontespizi degli Urbinati Latini. Sembrava una cosa avveniristica averli uno dietro l'altro, e abbiamo in un'ora e mezza lei ha detto: ma anche questo viene dallo scrittorio, ma anche questo viene dallo scrittorio. Abbiamo definito il corpus dei miniatori dello scrittorio Urbinate con un'operazione che andando in Vaticana avrebbe richiesto, vista le modalità di consultazione della Vaticana, 3 manoscritti alla mattina, e avrebbe richiesto, non so, svariati mesi. Da allora ad oggi le cose sono cambiate tantissimo, nel senso che la disponibilità non solo delle tecnologie, ma anche l'apertura verso una condivisione delle digitalizzazioni, che questo è importante. Quando abbiamo fatto la mostra e abbiamo fatto la ricostruzione virtuale della biblioteca, la Vaticana ci ha imposto di farla in un CD. In un CD perché? Perché non volevano, si erano preoccupati al fatto che tutte queste immagini andassero libere nel web. Adesso tutte le immagini sono libere nel web, anche se con la filigrana, ma la filigrana ci dà un fastidio relativo, tutto sommato. E questo cos'è? È un contributo. Io come bibliotecaria ho vissuto fin dall'inizio quello che è la battaglia, se vogliamo, dell'open access, dell'open science, che però è una cosa che magari nelle singole giornate uno non percepisce, ma poi alla fine si vedono i frutti. Cioè c'è il diritto di condividere la conoscenza senza mettere troppi paletti, che poi sono paletti economici, perché considerate che a questo punto i manoscritti di Federico li vedono anche in India, li vedono ovunque, che possono non essere interessati, però questo è il concetto, così come riescono a leggere gli articoli di medicina che sono in open access in tutte le parti del mondo. Il Covid per esempio su questo è stato dirompente, perché hanno subito tutti gli editori, adesso appunto
appunto, vi parlo da bibliotecaria, quando appena è arrivato il lockdown a me arrivavano solo messaggi degli editori che dicevano, editori quelli che paghiamo centinaia di migliaia di euro l'anno di sottoscrizione, dicevano apriamo tutte le nostre riviste, ed era per certi versi commovente, apriamo tutte le nostre riviste a tutti per dare la possibilità di arrivare il prima possibile alla soluzione di questa pandemia. E capite che però, cioè questo è quindi un'ottica di apertura. In tutto questo, vi sto un po' deragliando, però in tutto questo le suggestioni che mi sono venute sono di due tipi. Una che riguarda Urbino. Secondo me Urbino, visto i progetti che stanno fiorendo un po' dappertutto, questo delle formelle, la Vaticana che ovviamente è avanti, all'avanguardia, sta facendo un ottimo lavoro, però consideriamo che anche se sono pochi i manoscritti che non sono più in Vaticana, alcuni ce ne sono, la biblioteca non è completa, virtualmente si può completare, oltre al manoscritto di Madrid che effettivamente loro hanno linkato perché anche quello è stato pubblicato digitalmente, ci sono degli altri manoscritti che potrebbero essere inseriti, questo delle macchine che è di una collezione privata, ma per esempio anche, me lo sono segnato, quello che il bifoglio che sta con l'epitome di Santa Croce della Nasbasi di Ariano che ha edito Luigi Bravi, anche quello faceva parte della biblioteca. Poi è vero che pochi manoscritti principali sono scomparsi, ma tutti quelli stampati, tutti quelli che facevano parte della cosiddetta aglia biblioteca, tutti quelli che comunque erano a corte, di quelli non si sa quasi niente. Quindi il lavoro, il core della biblioteca si potrebbe ampliare, si potrebbe integrare, ma al di là di questo le nuove tecnologie, che secondo me sarebbe piaciute tantissimo a Federico, avendo questa capacità di interazione, di interoperabilità, consentono di fare dei progetti ad ampio respiro, in cui mi piacerebbe che Urbino come università, come comune, come palazzo ducale, si facessero capi per organizzarli in maniera sistematica, nel senso che vanno benissimo i singoli progetti, ma abbiamo visto proprio in questo convegno che cosa può essere far dialogare queste fonti in maniera diversa. Quindi i manoscritti della Vaticana, altri manoscritti come quello di Jena di cui ci parlava ieri Nicoletta Marcelli, ma per esempio il fondo dell'Alessandrina. Nel fondo dell'Alessandrina ci sono dei, non dico tutti, non, ovviamente andrebbero catalogati bene, però tutti i libri che sono venuti da Urbino, ma alcuni sono importantissimi. Per esempio io ho visto da poco un incunabolo che era di proprietà di Agapito, che è quello che è stato il bibliotecario dell'Indice Vecchio, e che sta in Alessandrina. Ci sono però delle indicazioni importanti in quell'incunabolo. C'è un altro incunabolo che viene fatto risalire alla corte urbinate, perché è un commento a Dante, e dove si parla di Guido da Montefeltro, c'è scritta tutta la genealogia dei Montefeltro, anche questi, cioè ci sono dei testi che possono essere importanti per ricostruire un corpus di fonti che ha un certo valore. Così l'Archivio di Stato di Firenze, l'iniziativa che sta partendo è ottima, però sarebbe bello che appunto tutte queste iniziative parlassero tra di loro. La stessa cosa si potrebbe pensare con le lettere di San Marino, perché è vero che sono state edite in cartaceo, ma un'edizione digitale interoperabile, cioè quanta possibilità in più di creare dei percorsi di ricerca all'interno della conoscenza del Ducato di Urbino può venire fuori. E è ovvio che serve un coordinamento, serve un lavoro scientifico, serve qualcuno, un'istituzione forte che si faccia carico di coordinare tutto questo, di mettere insieme tutti questi progetti, senza lasciarlo fare semplicemente ai singoli studiosi, perché non è detto che tutti sappiano tutto, non è detto che uno che si occupa di, non so, di storia poi venga a sapere delle formelle, però magari ci sono delle suggestioni anche solo nelle singole formelle che possono chiarire tante altre cose. E questo
questo secondo me nel terzo millennio è una sfida che si può veramente provare ad affrontare. D'altro canto, un altro progetto che mi è venuto in mente, che sarebbe importantissimo per conoscere la biblioteca di Federico da Montefeltro e le biblioteche del 400, è un progetto trasversale sulle biblioteche di Stato, cioè siccome sono biblioteche molto simili, costruite nello stesso lasso tempo di anni, hanno, molte volte sono gli stessi copisti che lavorano, molte volte sono gli stessi miniatori, i testi non lo sappiamo se sono passati o no, però anche quello sarebbe interessante. Vedere di far parlare con un progetto unico, con un cappello unico, queste biblioteche che sono veramente particolari e particolarmente interessanti, su di loro abbiamo fatto proprio un convegno sempre nel 2008 con Guido Arbizzoni e Concetta Bianca, era impensabile allora pensare qualcosa del genere, però è possibile, perché no? L'unica biblioteca oltre a quella di Urbino che ha un accesso internet complesso è quella di Mattia Corvino. Io ho guardato un po' in internet, può darsi che ce ne siano altre, però già il fatto che io non le abbia trovate significa che comunque non sono progetti che sono tanto avanzati. Avevano iniziato con quella di Aragona, che è sparsa in tutto il mondo, però il progetto si è bloccato completamente in europeana. Però invece provare a pensare a un progetto nazionale, internazionale, di ricostruzione di queste biblioteche che hanno veramente delle peculiarità particolari, potrebbe portare a tante conoscenze in più, soprattutto in questo caso nella storia dell'arte, ma anche nella filologia umanistica. E secondo me sarebbe un grosso passo avanti. Un altro passo avanti che secondo me sarebbe bello fare, non lo dico perché il primo l'ho curato io, però per il Palazzo Ducale, cioè abbiamo un indice topografico, rifacciamo una ricostruzione virtuale della biblioteca. Tra l'altro, anche perché adesso io avevo i frontespizi, adesso ci sono tutti i manoscritti, quindi è veramente facilissimo. Entro gamba tesa, mi hanno raccontato, ma non le ho viste, che alla metà degli anni 70 avevano divelto nel restauro che hanno fatto della sala, le scaffalature, le strutture lignee che delimitavano. Voi avete anche copie? No. Io le ho perse queste foto, non ce no, le ho mai viste. Però capisco l'operazione in quegli anni, però è molto interessante perché c'erano, l'idea che siano sopravvissuti fino alla metà del Novecento, perché non tutto il palazzo è stato fotografato dagli inizi del Novecento, solo sempre le stesse cose fotografavano, però quella stanza è particolarmente senza foto, ma c'erano le strutture in legno lungo tutta la sala. Ci sono le sinopie che sicuramente non sono corrispondenti alle scaffalature. Le sinopie sono un altro progetto, siamo d'accordo. Esatto, esattamente. Però voglio dire, perché a me è colpito moltissimo anche quello che ha detto, le avrei fatto la domanda, ma poi l'ha detto sulla Claudia Montuschi, le avrei chiesto, ma adesso che hai messo tutti i manoscritti online, ma c'è chi ancora viene in biblioteca a guardare i manoscritti? E lei ha detto sì, sono aumentati i visitatori. Perché? Perché dare conoscenza produce voglia di conoscenza, cioè creare progetti che hanno un sostrato scientifico valido e che possano permettere a chiunque, perché non è che dobbiamo pensare soltanto agli studiosi, perché appunto una ricostruzione virtuale agli studiosi cambia pochissimo, ma un visitatore, un appassionato invece sì. E quello che abbiamo cercato di fare anche con la mostra che c'è a San Girolamo è di non fare una mostra soltanto per coloro che capivano, 10 persone, non so, che sono in grado di capire quei documenti, ma comunque cercare anche di comunicare a diversi livelli, che possono essere più o meno approfonditi, quello che è il portato di che cosa significa leggere quei documenti in chiave di fonte storica. E quindi secondo me lancio così queste proposte, che però secondo me sarebbero molto importanti. E chiudo con un'ultima proposta, eccoci, c'è Roberto, che è visto che ci sono tutti questi testi di dedica di un valore letterario limitato, sono perfettamente d'accordo, però interessanti, allora perché non apriamo nell'University Press di Urbino una collana che si chiama Federiciana e ogni tanto facciamo un'edizione? Essendo online possiamo appunto poi fare i link al cioè ci si può pensare, ecco, questo è così, ho finito.
E questo è decisamente un corpo a corpo con l'eredità di Federico, è quello che proprio si... quando ci si confronta con un personaggio così debordante, da tutti i punti di vista, molto poco trampiano secondo me, anche in questo, anche in questa idea di cultura e di condivisione, d'élite ma comunque di condivisione di un sapere che serve a qualcosa. E quindi forse arriviamo nel Novecento, alle soglie dell'immediato ieri, con questo legato federiciano. Cosa ne dici? Ma dunque, intanto... ringrazio dell'invito, che è un po' una piccola patata bollente. Quando Tommaso mi ha detto vieni a fare la tavola rotonda, ho detto ma sei sicuro? Ti ricordi? Ho detto ma stai scherzando? Tutti no, tutti gliel'abbiamo detto. Allora, no, sicuramente non è il momento per diciamo tirare le somme, anche perché molti relatori purtroppo sono dovuti andare via e l'uditorio è composto da urbinati, studenti, amanti di Urbino, quindi posso in qualche modo dirottare quello che io, le riflessioni che avevo da fare su un altro versante, che è un po' quello che io speravo, quindi devo dire che un po' ho lavorato strategicamente su questo, su queste diciamo pseudo conclusioni, sapendo che avrei avuto l'ultima parola, quindi aprendo, dovendo aprire una finestra diciamo sul Novecento. Tra l'altro siamo in una stanza piena di finestre, non ci sono soltanto le finestre che ci permettono di guardare a Palazzo Ducale, ma gli stessi muri hanno delle finestre che ci guardano, però noi guardiamo e guardiamo Urbino, quindi siamo circondati da Urbino, noi dovunque vediamo Urbino, a parte il quadro centrale che potrebbe essere un Federico in veste di Mazinga Z un po' svalvolato, però quadri, dire belli è poco, molto suggestivi, perché ogni quadro poi cita Urbino. E parlare di Federico da Montefeltro nel Novecento, diciamo rintracciarlo negli scrittori del Novecento è ardimentoso. Io ovviamente ho limitato lo sguardo sostanzialmente a due autori, ai quali poi se ne è aggiunto un altro importante, Urbinate, o diciamo almeno Urbinate di adozione culturalmente, Vittorio Emiliani, però due autori con i quali diciamo un po' più di familiarità sono Carlo Bo e Paolo Volponi, ecco, credo che bastino per parlare di 10 minuti. E allora dicevo, parlare di Federico in verità vuol dire parlare del palazzo e quindi vuol dire parlare di Urbino, almeno per il Novecento. C'è un passo molto bello, lo cito subito perché poi magari nella fretta rischio di non citarlo, ed è in un articolo una prefazione del 1982 di Carlo Bo, Il Palazzo Ducale, a un libro della De Agostini, sembra un'introduzione normale, in verità è un testo bellissimo che Tiziana Mattioli, correggimi se sbaglio, ha rieditato, no? Per il quale ha fatto una mostra fotografica allestita a Palazzo Passionei. In questo che cito io ho preso le fotocopie grandi, quelle che sono nella città nell'anima, ma il libro è in commercio e vi invito, se non avete visto la mostra, se già non lo avete, ad acquistarlo. È un quadro di Urbino straordinario, non è una semplice prefazione a un manualetto della De Agostini. Dicevo, proprio la parte finale, no? Lui in diversi punti cita Federico, però sempre un po' da lontano. All'inizio, proprio all'inizio, dice attenzione, perché Urbino, grazie a Federico, è come se avesse cambiato, diciamo, voltato pagina, no? È passata da città del potere a città della conoscenza. Dice Urbino presenta un avvenimento eccezionale, il passaggio da una civiltà all'altra, la sostituzione dell'idea di potere con quello della conoscenza. Questo, questo lo vediamo attraverso il Palazzo Ducale, così fortemente voluto da Federico. E dice alla fine, proprio chiude questo articolo bellissimo, sarebbe da rileggere tutto, qui sta un'altra chiave di lettura. In Urbino si sommano due tipi di bellezza. Anzi, sono due creazioni, la prima che spetta di diritto alla dolce terra marchigiana, la seconda che è frutto di una speculazione combinata. È la gioia degli occhi prima ancora che la gioia dell'intelligenza. Vado un attimo avanti. Resta anche purificato, il nome purificato lo sottolineo perché a proposito del lato oscuro di Federico che è emerso proprio in questa mattina, no? Resta anche, evidentemente Carlo Bo ci sta pensando, resta anche purificato il nome stesso di Federico, che grazie a questa stupenda macchina, la macchina del palazzo, ha potuto evitare la polvere degli archivi dove si consuma la storia minore dell'Italia politica e tenere per l'eternità la luce
dell'invenzione che ha voluto e contribuito a realizzare. È lui ad aprire la porta, è lui a presiedere la grande accademia che vi si è tenuta, è lui a dimostrare che la vita ha senso soltanto se le si attribuisce dignità e forza spirituale. Sotto questo aspetto la sua storia acquista un altro rilievo e non potrebbe, altrimenti, se grazie alla sua vocazione Urbino conserva intatta la sua memoria e la sua verità. Continuo ancora due righe. Di solito una storia è il risultato di tanti sforzi, di tante vicende, di infinite passioni. Per lui l'intuizione è stata l'espressione di un momento privilegiato della creazione, è stata cioè un punto di riferimento. Non ci sarebbe Urbino, nonostante la grazia straordinaria del suo paesaggio, senza la sua memoria, almeno non sarebbe la stessa terra fertile dell'uomo, una delle terre più alte della nostra geografia interiore. Quindi Urbino poi ovviamente, e qui andrebbe ripreso un po' tutti i discorsi, anche altri articoli, per esempio Il vento del Monte Feltro, straordinario, in cui cerca di dare una definizione di Urbino, alla fine conclude, Urbino è, un po' come quando si dice, che cos'è la poesia? La poesia è, accade, quindi Urbino accade, e lo ricollega alla sua dimensione interiore, è fondamentale, cioè proprio l'inizio, il passaggio iniziale del movimento del Monte Feltro, celebre, ci sono dei paesi di cui non si può mai dire che si è finito di conoscerne l'anima, uno di questi è Urbino. Allora, qui ovviamente siamo in una dimensione più poetica, ci stiamo spostando, per dire come l'umanesimo ha diverse sfumature. In verità l'umanesimo scientifico è un'espressione che mi piace molto, perché uno pensa che l'umanesimo non possa essere scientifico, ma l'umanesimo è anche scientifico, quindi sembra un po' tautologico, ma è bene rimarcarlo, ecco. Comunque, dicevo, Urbino in qualche modo rappresenta questo, e forse il legato, l'Urbino che ci portiamo dentro è l'eredità più importante del duca Federico. Ma c'è un problema: che Urbino che aveva in mente lui e che intorno al palazzo si è costruita non è più quella che noi abbiamo. Non abbiamo più la biblioteca, cioè i libri sono a Roma, va bene, stanno benissimo, siamo contenti di averli a Roma, adesso di poterli anche ammirare online, eccetera, eccetera. Non ci sono più i quadri che c'erano una volta, perché non c'è neanche più Federico, questa è una cosa paradossale, il celebre, lui che pensava di mettere le mani su Firenze, adesso invece lo hanno lì in ostaggio agli Uffizi, ostaggio uso tra virgolette, quasi un paradosso, no? C'è stata una battaglia, c'è un articolo di Volponi, perché non ci ridate, siamo nell'82, perché non ci ridate i ritratti di Battista Sforza e del Duca. No, ecco, però c'è un'altra dimensione, non abbiamo questo, ma il rischio è un altro, che non ci sia più neanche Urbino, cioè Urbino sta evaporando. Urbino sta evaporando, come io ora parlo proprio agli urbinati, ma posso immaginare di avere la solidarietà anche dei non urbinati, no? Ecco, l'Urbino di Federico del 400, del 500, ma anche l'Urbino della metà del 900 non aveva 700-800 residenti, forse anche di meno, 500-600 residenti nel centro storico. Quindi vuol dire che c'è stata un'evaporazione, come dire, della residenzialità. Questo che vuol dire? Significa che si è perso un po' il tessuto civile. Sottolineo questo aspetto perché entro nel tema, nel secondo autore, cioè appunto Volponi. Ora, Volponi non dà molta attenzione a Federico, anzi, c'è in due passaggi, proprio due articoli scritti più o meno negli stessi anni, La mia Urbino dell'84 e Cantonate di Urbino dell'81, tre anni prima, in cui lui comincia a parlare, deve illustrare Urbino a dei visitatori, a degli stranieri, e ovviamente comincia Urbino, Città del Rinascimento, l'umanesimo, eccetera, e a questo punto citerà Federico, no, cita Odd'Antonio. Odd'Antonio barbaramente ucciso da Federico, quasi tra virgolette, vedete un po', inizia tutto con un qualcosa, con una congiura, si pensa, naturalmente non è che riporta delle fonti, no? Però ricorda questo fatto cruento che è all'origine della fondazione però di una città, e subito infatti cambia per esempio il tono, dice parte da questo, però poi a un certo punto lo stesso che avrebbe ordito questa congiura
costruisce un palazzo che la contraddice forse quel lato oscuro. Se è partito prima con il lato oscuro, mostrando la sua capacità, di il suo essere principe machiavellico, se vogliamo, dall'altra parte poi una delle prime cose che fa è pianificare questo palazzo, e dice Volponi, non più un castello con fortificazioni, difese, rocche, trabocchetti, segrete, carceri, luogo di autorità e di oppressione, nido di privilegi e di paure, ma una civile residenza, larga e piana, aperta e accogliente, piena di stanze, illuminate da grandi finestre, adatte al governo e all'amministrazione, e di tante altre per gli scontri sociali, per la musica, i libri, gli strumenti, la pittura, eccetera. No? Quindi sembra quasi rovesciare completamente quella che era una promessa feroce dell'inizio. Ora, questa dimensione di Urbino che si costruisce, o meglio del Duca, che incastona la sua opera dentro un palazzo, e poi il seme del palazzo dirà anche è lo studiolo, uno studiolo nel quale lui forse immagina, no, di potersi un giorno ritirare, ma attenzione, tutto ciò che nello studiolo è virtuale, non è vero, è quasi un luogo magico, è virtuale, è come un sogno, è come la riproduzione di un sogno, dove noi ci sembra di trovare, di toccare le cose, ma non riusciamo mai a prenderle, e quel libro resta sempre lì, anche se noi proviamo, per questo a me mi dà l'impressione, credo che quel cartiglio che oggi ci illustrava Parisi, sì, secondo me è un po' una parodia vabbè, comunque lasciamo perdere. Ecco, dicevo, intorno a questo palazzo che poi si incastona nella città, si costruisce poi una città, si rielabora, si riorganizza la città. E allora Volponi ci dice, attenzione, l'articolo dell'80, quello che sto citando adesso è La mia Urbino dell'84, un articolo uscito su Corriere della Sera, più breve invece delle cantonate di Urbino, dice, attenzione, il rischio è quello di continuare a sognare Urbino, Urbino che non c'è più, e quindi di scivolare, come dire, un po' nella nostalgia. Il rischio di Urbino è tirare verso un'immagine incantata di sé, sull'orlo smemorato delle sue piazze, di tutti i suoi bordi. Si tratta invece di riprendere, di rianimare i vecchi posti assegnati, attenzione, siamo nell'84, di riprendere, di rianimare i vecchi posti assegnati, di riaprire la città e la sua terra a una cultura nuova, di arrestare la sua museificazione, di interrompere la retorica degli autoappagamenti. Il problema vero di Urbino oggi, 1984, è di trovare una destinazione civile, oltre a quella di essere un buon centro di studi e un bel luogo da visitare. Quindi come ritrovare questo che è l'ascito forse più interessante? Mi ricollego al primo intervento di Arbizzoni, è necessario guardare ad un principe virtuoso che sappia organizzare, un principe, comunque un governo virtuoso, una repubblica virtuosa, che sappia organizzare virtuosamente un tessuto civile intorno a Urbino, perché è quello che in questo momento noi urbinati, come dire, sentiamo maggiormente il bisogno. Quando arriviamo a Urbino, gli studenti vanno via e ci guardiamo nelle piazze vuoti, immaginando di essere forse come in un quadro di Lodi, no? Ecco, allora c'è il palazzo, sicuramente il palazzo con i suoi libri, con i suoi quadri, con le sue armi, con la sua potenza, con l'ammirazione che incute, no, ai visitatori, ma non solo, ma anche ai soldati. Ci sono tante leggende, soldati di Napoleone che arrivano qui e restano meravigliati, entrano nelle stanze, non trovano niente, però si portano via qualcosa dallo studiolo, ecco appunto, non possono portare via il palazzo, se no se lo sarebbero portati via. Ecco, però intorno soprattutto c'è una città. C'è una città. Ecco, Volponi guarda soprattutto la città. Attenzione, città, direbbe, aggiungerebbe Bo con i suoi due articoli. No, è una città in verità che si completa completamente con il paesaggio. Tant'è vero che non è che Urbino non esiste, sì, esiste, è dissipata, è dispersa nel paesaggio. I quei 14-15.000, forse 14.000 residenti, diciamo urbinati, sono dispersi in un territorio comunale amplissimo, con delle frazioni di frazioni di frazioni. Io vivo in una frazione di una frazione, non so più neanche dove vivo, sulla strada, quella strada che porta a Firenze in verità. Quindi questa evaporazione di Urbino, certo, può essere un limite, però può essere anche una forza, e quindi forse il messaggio più che bisognerebbe riadottare, e questo, è ben vengano tutte le mostre, tutte le organizzazioni, la valorizzazione delle formelle, tutto quello che vogliamo
vogliamo, e dovrebbe attivare un circolo virtuoso per rianimare questa comunità, piccola comunità. Arrivo però, e poi concludo, al libro che avevo qui, che ho portato qui con me, di Vittorio Emiliani, per invitarvi davvero a leggerlo. Se chi non l'ha letto, naturalmente, L'enigma di Urbino. Era in dubbio se portare il romanzo Le mura di Urbino, che era dell'89, o questo che è una specie di saggio pamphlet, come pamphlet diciamo abbastanza anche robusto, con delle amplissime note, forse ovviamente oggi un po' da aggiornare queste note, ma molto precise per quei tempi, che dicono con grande nettezza quello che sta accadendo. Anche qui c'è Federico, pagina esattamente, pagina 115, dice Vittorio Emiliani: nei secoli, a ben vedere, Urbino è sempre stata salvata, tra virgolette, da qualcuno o da qualcosa che veniva da fuori. Il primo salvatore, e di che statura, fu sicuramente, salvatore sempre tra virgolette, è minuscolo, fu sicuramente Federico da Montefeltro, il quale, presentato dalle cronache ufficiali, e torna ancora ad Antonio, cioè cronache ufficiali, quale figlio naturale di Guido Antonio di Montefeltro, cioè, e poi fa tutta la storia. Ecco, fu salvata lui, poi fu salvato ovviamente qui, non prese, ma da Carlo Bo, naturalmente. Ma non solo, un altro sul quale bisogna forse guardare, al quale bisogna guardare, dice, è Clemente XI. Perché Clemente XI ha dato un contributo straordinario. A un certo punto Urbino cadeva, non dico a pezzi, ma comunque andava in decadenza, e lui ha riorganizzato tutto un settore, tutto un quartiere. Quanti sono i Palazzi Albani? Quando dice, sono a Palazzo Albani, quale Palazzo Albani? Quindi sono diverse specificazioni. Anche magari nomi più piccoli, ne cito uno, Serpieri, a proposito di scienze. Ora l'anno prossimo ci sarà l'anniversario, ma qualcosa su Serpieri: è stato il direttore degli Scolopi, ha anche insegnato, ma di quale collegio degli Scolopi? Dove è andato Pascoli? Dove è stato, Pascoli purtroppo poi non ha potuto proseguire per vicende note esistenziali, autobiografiche che noi conosciamo, però ecco tanti piccoli diciamo salvatori di Urbino. I due probabilmente principali, o i tre, sono stati certamente il Duca, un po' certamente Clemente XI e soprattutto poi Carlo Bo. Allora dicevo, attenzione, guardiamo i dati demografici, no, questo ce lo suggerisce ovviamente Vittorio Emiliani. Più o meno siamo noi un po' in questo momento, mi sembra di capire, abbiamo un po' meno di abitanti di quanto Urbino ne avesse all'indomani dell'Unità d'Italia. Abbiamo avuto un picco dopo gli anni 50, 22-23 mila, dopodiché si combinano due diciamo esodi, due fattori migratori. Il primo, quello delle classi più umili, proletarie, che è stato abbondantissimo, una vera e propria emorragia dalle campagne, ma anche dal centro, ma soprattutto dalle campagne, gente che ovviamente siamo negli anni 50, ma è interessato ovviamente tutta l'Italia, e poi anche quella intellettuale. Il protagonista di Guido della Strada per Roma, non ho citato i romanzi di Volponi, si potrebbe parlare a lungo del sipario ducale, e il protagonista Guido, siamo nel 50, nei primi anni 50, a un certo punto si laurea, cosa fa? Bisogna andare via, deve andare via, ed è uno di questi diciamo emblematici personaggi, diciamo giovani intellettuali, laureati, lui era laureato in giurisprudenza, che deve andare via perché altrimenti non c'è, e ce ne sono stati tanti naturalmente. Allora questo ovviamente fa capire come bisogna, in che modo bisogna ripartire. Certo, Federico ci ha dato in questi giorni una spinta per riflettere su queste cose. Non penso che ne abbiamo fatto una geografia, anzi quando nell'ultima relazione di questa mattina, quando passavano i metatarsi, le costole, le cose, ho detto anche dei santi guardiamo le ossa, però più che reliquie erano relitti con i quali cerchiamo ancora di identificare questo grande personaggio che abbiamo avuto Urbino. Quindi ci invita a riflettere e soprattutto a recuperare quello che lui è riuscito miracolosamente a fare, oltre ovviamente al palazzo, cioè costruire una città intorno e dare senso a una comunità che poi nei decenni successivi ha in qualche modo anche rivendicato la sua importanza, quando a un certo punto i vari della Rovere cominciavano a trovare comodo andare a Pesaro, no? E a un certo punto gli Urbinati si stancavano. Ecco, e ha dato però, e poi non solo quello, Comandino è venuto dopo, quindi nonostante tutto Urbino respirava e ha contribuito ancora a produrre scuole, gli ingegni, intelletti, eccetera. Mi fermo qui, grazie.
Grazie professore. È commovente l'ekphrasis di Volponi sotto il quadro di Logli, è fantastico. Cioè, rimettere Urbino nella storia è un po' la sfida di oggi, forse, non lo so. Ha preso un legato politico, è diventato quello federiciano in chiusura, ma forse è giusto così e bisogna porsi questa domanda a tutti i livelli, a questo tavolo e oltre questo tavolo, ma in qualche modo non possiamo trarre una conclusione sostanzialmente, però c'è parecchio sul tavolo e c'è tanto da fare e da migliorare sicuramente. Infatti, se ora sui precedenti interventi possiamo dir poco, ma se qualcuno di voi sente di intervenire, ecco, penso che abbiamo dello spazio, perché poi in realtà siamo stati più che bravi, non abbiamo tramortito nessuno, c'è del tempo, ecco, quindi insomma sentitevi liberi. Dovrà intervenire per forza. Sì, ci sta guardando. Tommaso, ora sei, devi assolutamente... La tua versione. Dipende dalle vostre versioni, naturalmente. Io vi ho ascoltato con grande interesse perché avete toccato argomenti da molti punti di vista differenti, però tutti convergenti in una idea, diciamo così, di... voglio essere retorico, però purtroppo devo esserlo per forza, perché è un'idea di ripartenza, cioè di rinascimento. E allora, anche se la parola può apparire molto retorica, poi in realtà poi di questo dobbiamo parlare, di rinascimento, che può essere un rinascimento nel senso di rivitalizzazione della città di Urbino, visto che appunto la presenza urbinata oggi è massiccia, di rivalutazione del legato umanistico, in qualsiasi modo lo vogliamo chiamare, nel suo aspetto più vicino al mondo letterario da una parte e più vicino al mondo scientifico dall'altra, e poi questa apertura verso il futuro, che è quello che io vedo molto nel lavoro di Marcella, che apprezzo moltissimo e che, come possiamo dire, sta dimostrando di fare cose molto belle. E anche l'aver nominato la Urbino University Press, per esempio, mi sembra una cosa importante, perché è una delle cose nuove che stiamo mettendo in campo e che era l'ora di farlo, possiamo anche dirlo, è da un po' che aspettavamo strumenti di questo genere. Per cui anch'io in realtà mi sento perfettamente in linea con le vostre considerazioni, comprese quelle critiche, chiaramente, perché parlare di questo rinascimento non è che significhi assolutamente costruire delle agiografie o appunto delle apologie di nessun genere, anzi abbiamo approfondito e possediamo uno spirito critico abbastanza cinico anche tutti noi per pensare in termini di altro genere. Ciò nonostante c'è anche una positività di fondo che vedo anche in Salvatore, nonostante tutto, vedo anche in Salvatore una positività, un desiderio. Quindi mi sembra che se dobbiamo concludere il convegno come stiamo concludendo, a meno che non ci siano altri interventi da parte di Antonello, da parte di Grazia, che ringrazio molto, naturalmente Vittoria Gabrielli ha sempre voglia di dire l'ultima parola, venga qui. No, mi fa molto piacere che l'ultima parola venga presa da uno studente. Allora, io prego. Ho seguito con intensità... Buonasera. Ho seguito con passione tutti gli interventi e soprattutto l'ultimo intervento del professor Ritrovato mi ha un po'... C'era anche il timore o comunque il problema che quasi scomparisse. Cioè io da studentessa comunque ogni volta che vengo a Urbino
cioè la cultura o comunque tutto quello che c'è stato dietro, l'avverto molto, quindi cioè, e dall'altra parte c'è sempre il problema che purtroppo con la cultura è sempre la prima che purtroppo tagliano. Quindi cioè, si dovrebbe fare sicuramente, come diceva la professoressa, di cercare di fare qualcosa per migliorare, comunque per proseguire tutto proprio la catena che è Urbino, che comunque con tutta la cultura che ha. Però questa frammento negativo del professore mi sembrava un pochino... Non ho detto scompare nel senso che si dissolve improvvisamente, no, nel senso che evapora per esempio la comunità, la residenza, sì, quindi sì, okay. Si allentano a tal punto che i rapporti che perde, si rallenta tutto, rallenta, ecco, questo è un po'. E niente, grazie mille ancora. No, ma registriamo con molto piacere invece questa nota positiva da parte di una studentessa, da parte di una persona che è negli anni 20, nei suoi anni 20. Detto questo, veramente mi sento di ringraziarvi tutti sentitamente, uno per uno, tutti i partecipanti, tutti coloro che sono stati anche nelle sessioni precedenti. Mi sembra che veramente questo convegno abbia significato qualcosa. Sicuramente lo ha significato per noi che abbiamo partecipato, forse anche per l'università intera, per la città di Urbino. Lavoreremo ancora perché chiaramente da qui deve nascere qualcosa, dovranno nascere gli atti, possiamo continuare a ragionarci sopra, il centenario federiciano va ancora avanti. E dunque, mille grazie e ci aggiorniamo a una prossima occasione. Grazie a tutti.